Rassegna stampa di oggi, 13 febbraio 2018. Questa è la prima edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RSTSaiuz e Pianeta Oggi TV. Movimento 5 Stelle, restituzione truffa. Parlamentari convocati a Roma per fornire documenti. Di Maio ha detto cacceremo le mele marce. Il buco si allarga, potrebbe essere di oltre 1 milione di euro. Il senatore Buccarella si è autosospendo, sostenendo di aver commesso una leggerezza. L'escamotage usato da Cecconi e Martelli, secondo la trasmissione di Italia 1, era la revoca del bonifico entro 24 ore, ma nel frattempo i due avevano in mano la distinta da pubblicare su tirendiconto.it. I vertici chiedono l'accesso agli atti al Ministero dell'Economia. E presto i dati online, chi ha sbagliato verrà espulso, hanno detto. Nave dell'ENI bloccata a Cipro, Bruxelles dice Turchia eviti frizioni con stati dell'Unione Europea. La Saipem 12.000 che si stava dirigendo verso Cipro per iniziare operazioni di trivellazione su licenza del governo di Nicosia è stata fermata il 10 febbraio da alcune navi militari turche. Il programma era quello di avviare attività di perforazione nel blocco 3 delle acque della zona economica esclusiva della Repubblica di Cipro. Un progetto che incontra l'ostilità della Turchia. Erdogan ha posto il tema a Sergio Mattarella e a Paolo Gentiloni nella sua recente visita a Roma. Cancro, nanorobot efficaci contro 4 tipi di tumori, primi test positivi ottenuti ripiegando frammenti di DNA come origami, hanno viaggiato nell'organismo e ucciso i tumori per fame, chiudendo i vasi sanguigni che li nutrono. La ricerca è stata pubblicata su Nature Biotechnology. Milano, carabiniere morto durante esercitazione, centrato da colpo sparato da collega. Un carabiniere morto durante un'esercitazione all'interno della caserma Montebello in via Vincenzo Monti a Milano. Andrea Vizzi, 33 anni, è stato centrato da un colpo accidentale sparato da un collega. Espirato durante il trasporto in ospedale. Foggia, figlio rimproverato, genitore picchia il vicepreside, ricoverato con trauma cranico e addominale. L'episodio è avvenuto nella scuola secondaria di primo grado Murialdi di Foggia. A nulla è valso l'intervento dei collaboratori scolastici e dei docenti presenti che, data la rapidità con cui si è mosso il genitore, non sono riusciti ad evitare l'aggressione. Lo si legge appunto in una nota della comunità scolastica. Cari amici, con questo è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RSTSaiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.